Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video recensione del Nexus 4. Un device molto atteso, purtroppo sappiamo tutti che non verrà commercializzato ufficialmente da LG in Italia e neanche da Google. Quindi bisognerà affidarsi a metodi alternativi. A parte questo, ci sono tutti gli approfondimenti del caso sul blog. Andiamo adesso a scoprire cosa ci offre questo dispositivo, se merita tutta questa ricerca spasmodica oppure può essere lasciato da parte, magari per chi ha già un Galaxy Nexus o punta a qualcos'altro. Confezione classica, ormai tutti i Nexus vengono venduti con questa confezione a sfondo grigio. Dentro troviamo quest'altro pacchetto che andiamo ad aprire, in cui troviamo parte superiore il telefono che abbiamo già tolto, manualino quick start, le pellicole che erano messe sul display e sulla cover posteriore, il cavo USB, micro USB, e in più anche il caricabatterie che adesso abbiamo già posizionato alla presa. In più abbiamo anche questa puntina che ci serve per togliere lo slot per la micro SIM. Andiamo a ricomporre il tutto. Ok, e qua di seguito abbiamo il telefono che vedendolo frontalmente sembra identico al precedente Nexus, come potete vedere molto simili a livello di design, ma se andiamo ad vederlo approfonditamente vediamo come la costruzione di questo Nexus 4 sia superiore, nettamente superiore. Allora, dimensioni, siamo su un 133x68x9.1 mm di spessore, in tutto in 139 grammi, un peso contenuto, in mano si tiene abbastanza agilmente. Andando appunto a studiare un po' meglio la struttura, parte frontale vetro Gorilla Glass, capsula auricolare, fotocamera anteriore, e in più abbiamo il LED nella parte sottostante sotto il display multicolore. Nella cornice tutta gommata tranne i tastini in plastica del bilanciere del volume nella parte sinistra e il tasto di sblocco blocco del telefono. Contrariamente al Galaxy Nexus, il jack da 3.5 mm per le cuffie è posto nella parte alta. Parte bassa abbiamo il connettore micro USB con il microfono. In più vedete queste due piccole viti che ci consentono di aprire la scocca e nel caso cambiare anche la batteria, ma lì si andrà a invalidare la garanzia. Come detto, cover gommata molto comoda, ci restituisce un ottimo grip, ma la parte più particolare è sicuramente la parte posteriore. Parte posteriore in cui troviamo un vetro che ricopre l'intera struttura, con sotto una trama, non so se riuscite ad apprezzare, una trama sensibile all'angolazione della luce che si illumina appunto a seconda di come incliniamo il telefono. Molto bello, non abbiamo scricchioli neanche sforzando il telefono. Unica cosa è che sembra un po' fragile, nel senso che a livello di piccole cadute niente da registrare. Ci è caduto anche da un comodino il primo giorno, pensate, ma non abbiamo neanche un graffio. Però ci dà l'idea che una caduta magari accidentale da un'altezza da in piedi possa portare a crepe sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore. Quindi un bumper o una cover di supporto è assolutamente consigliata. Qua abbiamo la fotocamera da 8 megapixel col flash LED, fotocamera che non è incapsulata ma è proprio contenuta nel vetro della cover posteriore. Molto carino questo effetto, peccato che il flash LED si vede per problemi di riflesso, non può avere la stessa struttura.
parte inferiore con il logo LG, mentre in basso a sinistra troviamo l'altoparlante di sistema. Purtroppo in una posizione, non so come mai non si decidono a metterlo in posizione bassa questo cavolo di altoparlante, appena andremo a posare il telefono in questa posizione andremo a bloccare praticamente il viva voce o l'audio di video, eccetera eccetera. Andiamo a sbloccare. Abbiamo Android 4.2.1 già installato nel sistema, schermata nuova di sblocco, abbiamo i widget nella schermata di sblocco che sono navigabili in questo modo. Abbiamo anche nuovi widget, applicazioni che si stanno aggiornando, quindi propongono widget in questa schermata che prima non erano disponibili. In più, se andiamo a destra, apriremo direttamente la fotocamera. Visto che siamo nella fotocamera, direi già di provarla. Fotocamera da 8 megapixel che si comporta molto bene, soprattutto Android 4.2 gestisce la parte fotografica molto meglio di Android 4.1. Sia nuovo obiettivo, sia l'HDR che è presente in questo Nexus 4, sia le funzioni rapide sono veramente apprezzabili. Inoltre lo scatto è sempre velocissimo, basterà fare così per andare nella galleria e per ritornare allo scatto. Naturalmente oltre alla fotocamera abbiamo anche la videocamera che registra video 30 fotogrammi per secondo in 1080p, abbiamo possibilità di fare foto in formato panoramico oppure tramite Photosphere che ci permette di fare panoramiche praticamente a 360 gradi intorno a noi. Foto assolutamente migliori del Galaxy Nexus, molti me l'hanno chiesto, le foto sono veramente belle. Andando invece nella home classica di Android, vi faccio presente subito una cosa: la fluidità del sistema. Il sistema è ancora più fluido. Il processore Snapdragon 4S Pro si comporta in maniera divina su questo telefono. Inoltre abbiamo anche un'ottimizzazione veramente eccezionale. Non abbiamo un impuntamento neanche tenendo aperte 20-30 applicazioni tutte insieme. Inoltre il multitasking presenta animazioni più veloci rispetto al Galaxy Nexus. Se per esempio andiamo ad aprire un'applicazione, questo tipo di animazioni sono molto più fluide. Un altro aspetto che abbiamo notato è la tastiera. Andiamo su un messaggio, messaggi, proviamo a scriverne uno. La tastiera sia, secondo me, per il vetro e il touch nuovo che ha questo LG, la tastiera è la migliore da me provata finora. Ciao. È veramente un fulmine, non perde mai un colpo. Anche io non apprezzo praticamente tanto la funzione swipe, però con una mano sola mi sono trovato a scrivere un attimo e comunque abbiamo prestazioni ottime anche con la swipe. Che dire, da questo punto di vista una grande evoluzione. Per quel che riguarda invece una piccola involuzione, ma qua è più del sistema operativo che del telefono, è costituita da Chrome. Chrome purtroppo non è ancora secondo me maturo per gli smartphone. È migliorato tantissimo, però presenta una velocità di caricamento delle pagine forse la migliore della categoria. Però il pinch to zoom non è morbido come ci si aspetta. Con l'ultimo aggiornamento è migliorata molto la situazione, però secondo me si può fare meglio, contando anche che ormai il flash player non c'è più e si può puntare molto sull'ottimizzazione della navigazione. Passiamo a richiedi sito desktop. Chrome permette appunto di vedere di default
le pagine in visualizzazione desktop, come potete vedere. Inoltre, un piccolo problema di Chrome è nell'allineamento del testo. Alcune volte non allinea il testo in maniera corretta. Col nostro sito avviene quasi sempre in maniera perfetta, con altri un po' più complessi invece il testo va fuori dallo schermo, generando qualche piccolo problema. Cliente di posta, abbiamo Gmail che adesso permette anche il pinch to zoom nelle mail. Pinch to zoom purtroppo ancora un po' limitato, ma è già un'evoluzione rispetto al precedente. Il client email invece è standard, perfetto, forse il miglior client email per smartphone. Ci permette la sincronizzazione in push, ci permette praticamente tutto. Purtroppo anche questo client ha il pinch to zoom out un po' limitato, quindi dobbiamo scorrere un po' col dito. Andando ad analizzare altri aspetti, le telefonate, proviamo a chiamare un numero verde. Con Android 4.2 inoltre si ha la scorciatoia per andare a scegliere l'applicazione. Non dovremmo fare telefono in questo caso più solo una volta, potremmo fare direttamente due volte su telefono e si aprirà l'applicazione. Aspettiamo un attimo. Buonasera, benvenuto in Fibanca. Scopri le obbligazioni Mediobanca con i nostri operatori. O dica 1 per avere informazioni sui conti. Allora, un volume abbastanza alto, come detto purtroppo l'altoparlante è un po' limitato da questo punto di vista, mentre per l'audio i toni bassi sono praticamente inesistenti. Un altoparlante che poteva dare di più. Comunque vi segnalo un segnale, soprattutto in wifi, ottimo. Abbiamo preso delle reti wifi in ufficio che col Galaxy Nexus o l'S3 non prendevamo, quindi da questo punto di vista un ottimo risultato. Per chi non la conoscesse, con due dita sulla tendina si aprirà il nuovo menu delle impostazioni rapide, in cui selezionare appunto alcune impostazioni da cambiare al volo. Purtroppo questa, per esempio, vogliamo passare direttamente, vogliamo spegnere il Bluetooth, ci farà andare nel menu del Bluetooth, non ce lo spegnerà direttamente. Per quanto riguarda il display più grande rispetto al precedente Nexus, siamo sui 4.7 pollici, con una risoluzione però maggiore, 1280x768 pixel, più o meno 318 ppi se non mi sbaglio, 2 ppi in più del precedente Galaxy Nexus. Quindi una risoluzione praticamente identica, però lo schermo più largo ci consente di avere 5 icone allineate per larghezza, cosa non da poco, soprattutto se siete come noi che abbiamo una quantità abnorme di applicazioni installate, sarà molto comodo. Applicazioni preinstallate nel sistema, quelle Google standard, essendo un Google stock puro non ne troverete tantissime. Abbiamo Currents, abbiamo Earth, abbiamo i client email, in più abbiamo Gtalk, Google Plus e Messenger. Google Talk e Messenger prima o poi, secondo me, diverranno una cosa sola, molto probabilmente. Altre applicazioni, abbiamo il navigatore già preinstallato, dovrete solo scaricare le voci guida affini, news e meteo, play music e play books. Visto che ci siamo, andiamo su play music, dove noi abbiamo la nostra i nostri album, molti comprati, molti li avevamo già in digitale, li abbiamo caricati gratuitamente sullo spazio cloud offerto da Google Plus. Noi adesso ce l'abbiamo tutti in cloud e nessuno in locale, quindi possiamo andare a sentirne uno. Adesso lui lo scaricherà da internet e ce lo potremo sentire in streaming.
Ok. Possiamo anche andare direttamente sul Google Play Store, diviso nelle tre sezioni che ormai abbiamo imparato a conoscere: applicazioni, musica e libri. Ok. Altro aspetto che mi preme di segnalarvi: oltre appunto a Play Music, abbiamo anche tutta la schermata dei widget. Questa schermata dei widget è stata cambiata da Android a Screen Sandwich e si mantiene anche con questo Jelly Bean. Widget che possono essere posizionati tenendo premuto sul widget e poi andando a metterlo dinamicamente dove vogliamo. Se c'è abbastanza spazio, come in questa schermata, i widget a seconda della sovrapposizione verranno sistemati in maniera dinamica. Per toglierlo basterà passare il widget verso l'alto. A livello di fluidità, ve l'ho già parlato, siamo a livelli elevatissimi. Vi faremo anche un video confronto diretto con tutta la serie Nexus fino ad oggi, esclusione dell'HTC Nexus One. Purtroppo è ancora fermo a Gingerbread, quindi ufficialmente, sia chiaro, quindi non ci sembra giusto fare un confronto di questo tipo. Metteremo in campo anche il Nexus S, anche se è fermo ad Android 4.1. Altre caratteristiche: la batteria non rimovibile, che si ricarica anche wireless. Purtroppo l'accessorio che ci consente la ricarica wireless, l'Orb, non è ancora disponibile. Google non si sa se mai lo renderà disponibile a questo punto, però ci sono altri caricatori caricabatterie wireless con tecnologia QI disponibili sul mercato, quindi basterà comprare uno di essi. Batteria che comunque si può togliere abbastanza facilmente, abbiamo visto le guide su Fixit. Basta togliere queste due vitine, soltanto che si andrà a invalidare la garanzia. Per quanto riguarda la longevità di questa batteria, siamo a livelli veramente ottimi. Una batteria da 2100 mAh che ci consente di arrivare a fine giornata abbastanza agilmente. La mia giornata tipo, per esempio, è dalle 5 e mezza del mattino. Io ancora adesso alle 23:42 di sera ho un bel po' di batteria, il 43%, però l'ho attaccata un minutino prima di fare la recensione, era più o meno al 20%, con un uso medio. Oggi l'ho utilizzato mediamente, quindi siamo a livelli veramente eccezionali. Ultima cosa che vi faccio vedere: Google Now insieme a Google Search si integrano insieme con questa tecnologia. Anche Google Now ha migliorato alcune schede e ne ha aggiunte altre. Per esempio, questa è la distanza. Lui calcola praticamente, secondo i nostri spostamenti, la distanza che noi percorriamo a piedi o in bicicletta. Ci tiene anche uno storico che nel tempo ci fa vedere quanto abbiamo percorso a piedi, in bici o in macchina. Previsioni meteo, il traffico verso determinati luoghi, lavoro, eccetera eccetera. Per esempio, lui vede che andiamo spesso in questo luogo, ci dice di censirlo e ogni tanto ci indicherà quanto ci impiegheremo ad arrivare a quel luogo. Tutto molto interessante. Google Now naturalmente è ancora un servizio molto in divenire, ci sono ancora molte evoluzioni che possono essere fatte da questo punto di vista. Ultime cose, volevo segnalare il flash LED che si integra già di base lui con molte applicazioni tipo Facebook, tipo WhatsApp, senza bisogno di installare applicazioni terze parti. Un po' meno luminoso del Galaxy Nexus, ma funziona meglio, si integra meglio. Sinceramente ho dovuto installare Lightflow su Galaxy Nexus, qua invece non ne ho assolutamente l'esigenza. Altro da dire non ce n'è. Android lo conosciamo praticamente tutti, le prestazioni sono al top, il display è un IPS Plus HD.
Vale i soldi a cui viene venduto? Beh, da noi non viene venduto, quindi è una domanda un po' retorica. Comunque si riesce a trovare di importazione a 520-590 euro. È un prezzo un po' altino che però rispecchia i top di gamma attuali. Sinceramente, se all'estero non si vendesse a 350 euro non ci sarebbe niente da dire. Se però riuscite a trovare un parente, un amico o uno zio che non vedete da tempo, che abita in Germania, in Francia, in Spagna o in Inghilterra, magari fatevelo acquistare quando sarà disponibile da lui a 350-299 euro, che è sicuramente un affare. Per il resto è tutto. Se avete domande, commenti, potete farli direttamente o su YouTube, sul nostro canale a cui vi consiglio di iscrivervi, oppure tramite commenti direttamente sul blog. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.